La sclerosi multipla è una patologia che colpisce prevalentemente il sesso femminile e si manifesta in genere tra i 20 e i 40 anni di età, che è proprio l'età in cui le giovani donne spesso intendono programmare una gravidanza. A tale proposito è importante che la paziente che ha intenzione di programmare una gravidanza o ha in corso una gravidanza si rivolga ad un team specializzato dove il ginecologo possa essere affiancato da uno specialista, in questo caso il neurologo, un ostetrico, un anestesista, in modo da dare dei consigli riproduttivi nella fase preconcezionale da poter seguire in modo adeguato sia la mamma che il feto durante la gravidanza. È naturale che le giovani donne affette da questa patologia si pongano una serie di domande. A questo proposito cercheremo di rispondere nel modo più semplice. La sclerosi multipla non interferisce con lo sviluppo ed è stato dimostrato che non interferisce con il rischio di aborto, con il rischio di morte intrauterina, né con danni feto-neonatali e nella vita postnatale. È accertato ormai da anni che la sclerosi multipla ha un andamento favorevole nel corso della gravidanza, in particolare nel secondo e nel terzo trimestre. Diverso invece il discorso del puerperio, dove in 2-4 donne su 10 si possono osservare delle riattivazioni della malattia. Questa riattivazione in parte è ascrivibile al diverso assetto ormonale della donna puerpera e anche alla maggior affaticabilità della mamma che si trova a far fronte anche alla cura del neonato. In genere la terapia per la sclerosi multipla, in particolare i farmaci di più recente introduzione, sono sconsigliati durante la gravidanza e l'allattamento. Un discorso a parte vale per l'interferone 1-beta, che può essere in casi selezionati somministrati durante la gravidanza e il puerperio, e i farmaci cortisonici, che vengono più frequentemente utilizzati nelle fasi di riacutizzazione durante la gravidanza o in puerperio. Per quello che riguarda i farmaci di ultima generazione, che sono i farmaci che modificano l'andamento della malattia, in particolare gli immunomodulanti e l'immunosuppressore, a oggi vale il principio di non somministrarli durante la gravidanza e l'allattamento. I bambini nati da una coppia in cui uno dei genitori sia affetto da sclerosi multipla hanno un rischio di sviluppare la medesima patologia nel corso della vita molto basso, inferiore al 5%. Questo rischio è solo leggermente superiore a quello che ha un altro neonato bambino nato da una coppia in cui i genitori non siano affetti dalla malattia. Oggi si ritiene che, a parte situazioni particolari, la scelta delle modalità e delle tipologie del parto sia da prendere solo in considerazione della situazione ostetrica ginecologica. In particolare possiamo dire che l'analgesia peridurale e l'anestesia spinale possano essere effettuate senza nessun tipo di problema. L'allattamento non determina un rischio significativo di peggioramento della patologia o di disabilità a lungo termine. Peraltro, questa scelta deve essere presa caso per caso. Ci sono infatti donne che devono riprendere un trattamento che avevano sospeso all'inizio della gravidanza o donne che devono intraprendere un nuovo trattamento che magari avevano dilazionato proprio perché alla ricerca della gravidanza. Innanzitutto il consiglio che vorrei dare alle giovani donne che desiderano intraprendere una gravidanza con questa patologia è quello di affidarsi prima di intraprendere la gravidanza ad una consulenza multidisciplinare che prevede la presenza del ginecologo e del neurologo in modo tale da poter pianificare tutti i trattamenti più corretti da intraprendere o da sospendere in caso di gravidanza. Da anni abbiamo in policlinico un ambulatorio di consulenze preconcezionali che sono dedicato proprio a quelle
future mamme che hanno delle patologie croniche e quindi devono interfacciarsi con un team multispecialistico. Allo stesso modo, i controlli durante la gravidanza vengono eseguiti in ambulatori dedicati, dove la presenza del ginecologo viene affiancata, in questo caso dal neurologo, dall'anestesista, al fisioterapista, in modo da poter offrire a 360 gradi le terapie e gli accertamenti più adeguati sia per la mamma che per il feto. Per concludere, per eventuali domande, dubbi, accertamenti, consiglio a tutte le giovani donne o alle mamme di rivolgersi senza nessun problema agli ambulatori di patologia della gravidanza della Mangiagalli del Policlinico di Milano.